Salve gente, benvenuti in un nuovo video di Monte Misteri SCP. Oggi parleremo dell'SCP-116, chiamato anche il ragazzo fragile. Classe dell'oggetto Equid, non è disponibile una foto di questo SCP. Poi c'è due specie di contenimento. SCP-116 deve essere tenuto in una cella di 16x16 metri costruita in Klevlar, con un mezzo di imbottitura di gomma porosa su tutte le superfici. Nessun membro del personale deve entrare nella cella senza un adeguato briefing e senza misura di riduzione della minaccia. La cella deve essere monitorata per tutto il tempo da 6 agenti, 4 dei quali posizionati agli angoli della cella e 2 con SCP-116. Nessun ag ag aggetto appuntito o apparecchiatura di test in deve essere in possesso degli agenti nella cella. Il monitoraggio esterno viene realizzato tramite delle telecamere nascoste, classe VBS-05, nascoste agli angoli della cella. Il monitoraggio esterno deve essere seguito da due ulteriori agenti. Se qualche attività sospetta inizi, inizializza la procedura Achille. Tutti gli agenti detti a monitoraggio interno e esterno devono sottoporsi a test di quoziente bimestrale nonché ad analisi psichiatriche settimanali standard. Lacune significanti nel quoziente sono da considerarsi come conseguenza all'esposizione prolungata e deve essere trattata come descritto nelle istruzioni di quarantena standard. Descrizione: SCP-116 è l'aspetto esteriore di un maschio caucasico di circa 9 anni. La pelle è caratterizzata da seg e segnata per oltre il 98% del corpo, dalla testa e dagli arti. La struttura ossea di SCP-116 è drasticamente differente da quella stana di un uomo sapiens e tutte le ossa sono pericolosamente fragili. La differenza più distintiva tra il corpo umano e il cuore di SCP-116 risiede nell'inesistenza di giunture in quest'ultimo. SCP-116 è completamente in grado di effettuare movimenti indipendenti, ma fare ciò potrebbe causare fratture multiple sconvolgenti a tutte le osse che interessano tale movimento. Per ovviare a ciò, SCP-116 sembra possedere una notevole autoguarigione in un dato periodo di minuti, può rigenerare completamente il suo tessuto osseo. SCP-116 ha dimostrato possedere una particolarità linguistica sin da quando è stato preso in custodia. Tuttavia, l'unica lingua che può parlare è una versione interrotta e spezzata di un inglese in cui ogni parola viene sostituita con una parola quasi. O totalmente diversa. I tentativi prolungati di dare un senso al discorso di SCP-116 hanno portato i ricercatori ad un degrado mentale a lungo termine. Sembra non esserci nessuno schema nella sostituzione delle parole ed ancora si tenta di tradurlo. La ricerca suggerisce che SCP-116 può essere in grado di utilizzare una telepatia di basso livello che deteriora le funzioni cerebrali della vittima per un lungo periodo di tempo. Se il video ti è piaciuto invita a lasciare un mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima.